Ma guardi, io credo che noi dobbiamo tenere un'alleanza coesa. Fratelli d'Italia nel confronto tra i partiti ha chiesto e ottenuto una candidatura alla presidenza, ora si deve unire alla necessaria chiarezza il traguardo della vittoria e dell'affermazione. Quindi ci auguriamo che la coalizione possa essere unita e quindi chi in questo momento è il ruolo principale faccia tutta la chiarezza necessaria, ma guardando all'obiettivo dell'affermazione che noi dobbiamo cogliere assolutamente. Ogni volta che si è votato il centrodestra è stato unito, anche alle elezioni politiche. Noi ci siamo presentati insieme con un programma di centrodestra, Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia. Abbiamo avuto il 37,5%, non abbiamo avuto i seggi sufficienti per governare, ma siamo stati la prima coalizione. Poi si è votato in Friuli Venezia Giulia, si è votato in tante città, si è votato nel Molise e il centrodestra ha vinto. Ora si vota in Abruzzo, si voterà in Sardegna e il centrodestra sarà unito. L'anomalia è questo governo nazionale che peraltro nega pezzi essenziali del programma del centrodestra sulla famiglia, sul lavoro, sulle infrastrutture. Quindi è la Lega che deve fare una scelta diversa, ponendo fine a un'alleanza anomala e naturale, quella nazionale, e seguendo l'alleanza naturale di centrodestra, che è quella che anche alle elezioni politiche è stata fatta. Quindi la proposta abruzzese è nel solco della normale tradizione del centrodestra. Le eccezioni sono quelle del Parlamento nazionale, dove mi rendo conto non c'erano numeri, ma i numeri trovati fanno sì che il governo dia i numeri, nel senso letterale del termine. Ecco, due parole